Ma qual è il significato di tutto? Niente, zero, nulla. Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me, io una visione ce l'ho. Sto parlando di voi, dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV. Tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. Morale, scienza, religione, politica, sport, amore, i vostri investimenti, i vostri figli, la salute. Cazzo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e, oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò, arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. E avanti con un'altra generazione di idioti, i quali vi diranno tutto sulla vita e decideranno per voi quello che è appropriato. Mio padre si è suicidato perché i giornali del mattino lo deprimevano. E lo potete biasimare? Con l'orrore e la corruzione e l'ignoranza e la povertà e i genocidi e l'AIDS e il riscaldamento globale e il terrorismo e quegli idioti dei valori della famiglia e quei maniaci delle armi. L'orrore, dice Kurz alla fine di Cuore di Tenebra. L'orrore. E beato lui non distribuivano il Times nella giungla, se non l'avrebbe visto l'orrore. Ma che si può fare? Leggete di qualche massacro nel Darfur, o di uno scuolabus fatto esplodere, e attaccate, oh mio Dio, l'orrore, e poi girate pagina e finite le vostre uova di galline ruspanti. Perché tanto che si può fare? Si è sopraffatti. Anch'io ho tentato di suicidarmi. Ovviamente non ha funzionato. Ma perché mai volete sentire queste cose? Cristo, avete già i vostri di problemi. Sono sicuro che siete ossessionati da un gran numero di tristi speranze e sogni, dalle vostre prevedibilmente insoddisfacenti vite amorose, dai vostri falliti affari. Ah, se solo avessi comprato quelle azioni, se solo avessi comprato quella casa anni fa, se solo ci avessi provato con quella donna, se questo, se quello. Sapete una cosa? Risparmiatemi i vostri avrei potuto o avrei dovuto. Come mia madre diceva sempre, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carrozza. Mia madre le ruote non le aveva. Aveva le vene varicose,